Ragazzi, le cose procedono a vele spiegate. Per una volta nella nostra storia lo possiamo dire. Siamo in una stagione abbastanza gestibile. Dopo il miracolo avvenuto in Champions League, siamo adesso abbastanza tranquilli anche in campionato. 6 punti di vantaggio sull'Ipsia. Adesso abbiamo partita con la 9, un po' insidiosa perché sì, siamo costretti a giocare con le riserve. I titolari sono sfatti. L'Hannover è 17esimo, piove. Chiari, Potrebbe andare in Sensi, mille ora 5 meno modi. 29 Speriamo la pioggia non mi che pare vada abbia in un visto modo particolare favorevole a noi. problemi. Durante il riscaldamento il drenaggio sembra buono. Chi ha Senza anticipato è paura. stato Ranava, pronti come La squadra sempre a ormai è portare forte. l'emozione di questa Manca sfida. Pronti a un raccontarvi tutte le emozioni di bomberissimo. questo match di Perché Bundesliga siamo tra poco. orfani di Dovete uscirne fuori un padulone, match di altissimo ma. livello. 3 punti in palio per Però, questa sfida che promette di insomma, non annoiarci. linea di massima Entrambi io gli sono allenatori si affidano alla abbastanza loro formazione B. Attenzione pericolo! fiducioso. Ecco il gol dell'1-0. Fiducioso. La sbloccano subito. Fiducioso. Con i suoi guanti poveri, rotti, non li vuole aggiustare. Glieli fece nonna quando lui era piccolo e lui non se li è mai Replay che ci levati. Non se li leva permette di neanche quando si apprezzare lava le mani meglio il o quando si fa lancio la doccia e si scioccante con vede, cui ha direi, saputito il perché gol. Ripartenza sono micidiale, l'attaccante si è completamente presentato solo davanti al distrutti portiere e non ha e sbagliato. sfilacciati. Ma Sfruttato alla lui perfezione la ormai sono chance, qui gli è semi-tatuati. capitata, bravo. Hanno aperto le marcature con Mannaggia, questo gol, alla 1-0. morte. Vabbè, A giudicare da come gioca l'Hannover, bravo. buone probabilità di successo. Niente, De Pipeler non si smentisce mai, eh. Sì, lo so, il passaggio magari era un po' così, ma da un 86 mi aspetto che sappia improvvisare il passaggio della vita, cosa che invece non fa mai. Certi passaggi me li fa meglio Prigent dall'alto del suo Buon movimento 60-68, di quanto c'ha? squadra. E l'arbitro lascia Senza giocare. fallo, Via senza col fallo, terzo lascia fare, vantaggio. Respinge il bravissimo. difensore. Più lenta, girate. Cazzo, allora sei in Playmobil. Guarda quest'altro. Mi ha fatto il sombrero del ginocchio come ultimo uomo. Punta Sei un l'area. pazzo, perfetto per noi. Saresti. Me te Cercato sei col tiki comprato. taka il momento giusto. Però poi non sapete mettere due passaggi in Ripartirà fila. con una rimessa laterale. Che sì. Palla Bravissimo. interessante nello Che spazio. sì per DOS. Grande opportunità. La Arca parata del miseria. portiere che Ecco, inizia una di cosa che là. notate è con i Concede il portieri a cambiato. 100 non si riesce Occhio al a corner. segnare da fuori se Tirata di non appunto testa con che finisce Padulone. largamente sul fondo. Comunque, vi Apprezzato siete il accorti contatto e il adesso, tentativo. Gli è quelli del salito bene Padulone l'aria, ma Pippone, finisce Padulone sul Pippone, fondo. Avrebbe quanto era voluto buona importante volontà del Padulone? difensore. E quante ne metteva? E quant'era grande la Prova a sua seguire con quello il magnificenza? compagno. Vi siete accorti adesso? Miscredenti che non siete altro? Si fa Del saltare padulonesimo? facilmente. Se fosse Recupera padulone palla importante sulla avremmo fascia. stravinto anche il girone. Pallone No, perso. però, Gobbo mio. Bravo, Gobbo. Vai, nonno. Vai, nonno. Fino in fondo, Continua ad nonno. avanzare. Palla Bravo. importante. E Azione che questo? sfuma. Sì, Grande però se lavoro mi della spacchi il difesa. naso, mi rompi una caviglia e mi fa venire i bozzi addosso, credo che sia Pallone che ha rigore. superato O la linea quantomeno d'area. è una denuncia per Palla per i tifosi percosse. era a rigore. Come si può intuire facilmente dalle Bello. proteste. Sì! Ha segnato con uno Un splendido colpo di dos! testa in Mo tuffo. vediamo se fa pure il tres. Ale, che fai? Fa vedere i guanti rotti, eh sì. C'hanno pure. Insomma. Gli fa pure un po' schifo all'arbitro che ha quei guanti perché appunto non se li è mai Celebre levati, Corina, sono il 15 anni che gol è non se li tutto leva, elevato da questo quindi cross. c'è la Il muffa, portiere ha c'è davvero potuto Assella nulla su sopra, le questa macchie di tirata di sugo. testa. Lui prova a lavarli, Match che però se riprende si alla leva. lungata portandosi sul 2-0. Poi adesso sono talmente stretti i fili, essendosi asciugati e bagnati 1 miliardo di volte sempre su quelle Palla mani, ricompensa che agli si avversari. vocifera che sotto a quei guanti si nasconda solo l'osso ormai. Ma è una storia che magari vi racconterò più avanti. Azione pericolosa. Bravo! Tira respinto dal Porca difensore. miseria! Ari, porca miseria! Bravo! Balza al centro. Niente. Ci pensa lui ad La avanzare via. possiamo chiudere? Accampo a Bravo, Deke! disposizione. Buona lettura del difensore. Bravo, Deke! Non riesco! Attenzione pericolo. Portiere No! L'aveva decisivo qui nella linea di chiusa! gol.
spazio. Massa che pigna che ha tirato. Potevano passare in vantaggio se avessero sfruttato meglio questa occasione. Ammazza, giochiamo molto bene, molto bene. Ottimo primo tempo. Convincente, devo dire. Molto, molto convincente. Allora, adesso, una doppia di Dos Santos. Io comunque credo che con questi, se dovesse andare sul 3-0, potremmo anche simulare il resto e vedere un po'. Continua il tiki taka. Sempre guardandola, però. Il risultato immediato a sto gioco non. Mi fido, mi. Su questa ripartenza. Ma insomma, la simulata graduale. Valla a chiude, valla a chiude. Guarda Castro. Opportunità. Boom. Mamma mia, come gioca. Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Vabbè, finalmente la partita gestita come si deve. Sono 17esimi, noi siamo primi. Cross di prima, senza no look di Arnaiz. 3-2-1. Boom. Anzi che si è spaccata la rete. Vabbè che oggi manca un magico. Quindi va bene, così. Bucato, vabbè, direi che possiamo andare anche. Diciamo che il 3-0 ci dà un ricco margine. Pure il 4. Bravo Castro. Doppietta di Castro. Addirittura pure le PPLR che ne fa uno. E siamo a 5. Beh, allora ragazzi, 5-0 con l'hannover. Ci si inizia veramente a fomentare violentemente. Che sembra incolmabile, direi che non è questo il caso. Chi l'avrebbe? Io che mi pensavo che questa potesse essere una partita rognosa, che potesse essere una partita pericolosa, e invece accompagnano l'azione. Un risultato rotondissimo, seppur con le riserve. Castro, lettura perfetta. Seppur con le riserve, che quella è la cosa più sorprendente. Con un Gobbo che aveva poca lucidità dietro, ma poco in porta. Bene, ottimo. Bene, bene, bene. Allora. Ah, tanto salta anche l'insopportabile intervista di fine partita. Bello, allora. Grazie di disponibilità. Bravo, bravo coso. Bravo Carletto. Il nostro principe dei mostri, tanta roba. Quando gli va. Però perché non gli va mai. C'ha la continuità dei cerci praticamente, e quindi ci fai poco. Allora la nostra reparto giovanile, vabbè, senti Coppola, tanto tu non giocherai mai più, inutile tenerti lì. 68 62 Rocus Pocus, vediamo un attimino al volissimo come procedono. Questo va bene, 7 settimane, questo va bene, questo va bene. Rocus, fai Dinamo che ci mette la settimana di meno. 5 settimane attaccante ombra. Canales, tiro di distanza, agilità. Questo è uno di quelli usciti mentre mettevo a posto preparavo l'episodio. Pretesa 72, finalizzazione dov'è? 70, mi sa che tu sei una punta più che in esterno. Abbiamo trovato. Forse. No, mancava Barta. Fai vedere, Barta. No, Barta sta bene così. Allora. Dunque, aspetto ancora la convocazione dall'Italia, che non arriva mai. Non arriva mai. Allora, partita col Dresda. Io vorrei vedere il calendario per capire un po'. Dunque, partita col Dresda. Poi c'è una settimana fino al Gladbach. Potremmo andare anche con le riserve oggi, allora. Confermare il blocco riserve. Mettendo magari Prigent. C'è la miseria. Mettendo Prigent. Mettendo Nino. Mettendo Gigismond. Quelli che hanno la lucidità molto bassa. E
Famo fa un tempo a Dos Santos, sì, Famo chiude e poi eventualmente butto dentro Prostamo e la giochiamo. E la giochiamo. Insomma. La giochiamo simulandola, se riusciamo. Ma che cazzo era? Attacco dei biscotti Certo, il match è mutanti. tutto Oh ovviamente no, a molto coperti neve. e non vorremmo essere Vabbè, un cadere motivo in comunque in più per campo. sbrigarsi e Un simularla saluto di Lucio questa. Ascolto, impostazione come sempre con me, Sigismund, Stefano pensaci Nardo. tu. Gara importante in questo torneo di Champions League. Abbiamo Ecco. rialzato il livello della E magari competizione. Match riusciamo. che promette gol e Riusciamo. spettacolo fra Allora, due questi squadre vengono dotate dalla di Serie B, talento. quindi Squadra di casa nettamente favorita sarebbe per il ora passaggio del turno. di Poi dimostrare però la nel nostra, il calcio, lo sappiamo nostro bene, i strapotere, pronostici chiudere il primo lasciano il tempo tempo che 4-0 trovano e alla andarci ad fine di ogni cosa. abbracciare. Acto match, vedremo come se la caverà. Bravo. Ne ha segnati Dalla due Digimon. nell'ultima gara. Guarda Questo non Prisha. rende il nemico E numero nel uno della Mans. squadra Niente. avversaria. Guai Spondalo. a concedergli anche solo Raga, mezzo metro di serve in go. spazio. Su. Io Aumentano l'intensità non. Già del nella mia pressing. testa ho visto un incubo che è uscire con questi. Non posso permettere che si concretizzi in Palla alcun che torna modo. Dai. nuovamente in porta. Occhio al Arroyo. traversone. Arroyo fino in fondo. Cerca il tiro. Mamma mia, De Ketelaer. Pure in mezza. Guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Pure Conclusione di rara in potenza. mezzo alle Ne manca scatole dei solo un po' la compagni. mira Io per non ho finire più alle spalle del parole. portiere. Non ho Ma sì, veramente più è uscita parole. la posizione. Dos. Qui il Bravo Dos, ne difensore ha salta delle uno. responsabilità, Stef. Dos, prova a saltarne Credo. due, ma non gli viene. Bravo Dos. È partito Dos. Sta È avanzando. partito Dos. Ha sui piedi il E pallone del andiamo. Mazza che vantaggio. pigna che ha E c'è il tirato. gol. E Il pressing ha uno. funzionato. Qui Dai. hanno I recuperato guanti palla e magici per il portiere non c'è funzionano. stato niente da I fare. guanti Ha magici finalizzato alla funzionano. perfezione un grande Effettivamente non contropiede. può nulla. Attaccante che si è Sotto involato la la sua cannonata di Dos palla e non ha Santos. fallito. Felipe! Hanno Felipe aperto Dos le marcature Santos. con questo Bene. gol. 1-0. E, questo dovrebbe darci la possibilità di fargliene altri tre nell'arco di mezzo minuto. Perché adesso si apriranno. E se tutto va bene, noi dovremmo riuscire a penetrare le loro difese. Che poi non lo Prova ad credo, ma aprire la perché scatola Silveira i difensiva guanti avversaria. ce l'ha interi e Dos Santos invece i guanti ce l'ha storti? Non si capisce il Occhio al mistero. contropiede. Cosa hai fatto? Cosa hai La punizione qui è fatto, solo Otto? verbale. Cosa hai Vuole controllare la fatto? partita, mi piace, senza estrarre troppi cartellini. Braccio pieno, non gli si può manco di niente. Ha provato a metterla all'angolo, ma l'ha inquadrato Bellissimo! la porta. Lo ipnotizza Conclusione veramente Garius. larga che Lui, a devia parte che fuori ci di qua. arrivava. A Quarto uomo segnala, un minuto di parte che ci recupero. arrivava. Bene così. Mana che salva. Si chiudono così i primi 45 minuti. Allora. Devo dire che per adesso. Comunque, un paio di riflessioni. C'è il segnale Arroyo non dell'arbitro, mi comincia il sembra sto secondo tempo. granché, dico la sincera verità. Sono diverse partite che lo osservo e non vale granché. Ecco. Per cui io Occhio sono quasi cerca l'area di dell'idea di rigore. responsabilizzare qualche giovane per Posizione rimetterlo ideale. nel blocco difensivo e Grande rispostare chiusura difensiva. Klostermann a fare l'esternissimo. Tocca alla difesa. Riceve Aia. palla, pericolo. Bravo Portiere Garius. chiari del gol con un grande Sacrifica gioielli di intervento. famiglia pur di Davvero una evitare il folata gol. d'applausi. Non era Bravo. facile da Questa sì che dire. si chiama abnegazione e Grosso l'attaccante determinazione. dell'area. Bravo Prigent. Gara interna, un Amas come enorme Jacques sempre su EA Prigent. Sports, come del resto l'intera Bundesliga. Amas come Jacques Prigent. Amas come Occhio Jacques. all'intervento Però gli dai deciso quel del pallone troppo portiere. lungo. Mannaggia. Fatti vedere Nino. Palla Bravo interessante allo Nino. spazio. Pallone Ma troppo chi è lungo, senza problemi il Anino? portiere. Mannaggia, Nino. Oh, lancio di Garius Azione interessante questa, illuminante. attenzione. Non viene nessuno ad accompagnare. Vediamo cosa inventa ora. Nino Buon c'è! rilancio, Nino smarcamento c'è! interno Niente, Nino sotto gli passa misura. il Non granché, pallone. ma convincente, decisamente positiva. Tre Era quella più cambi, entra attesa. Messi in Prostamo, è palla a il suo provare gol. momento. Nonno e Lazzaro. Poi gli esuberi. Li valorizziamo, ci proviamo Può ricedere una quantomeno. posizione interessante. È Se ci l'ennesimo pareggiano contrasto adesso, però è la all'incirca. fine, ragazzi. Usciamo, Che sì. usciamo. Bravo che sì. Sigismund! Grande atmosfera adesso sugli spalti. Momento Prostamo l'era chiave della gara pronto. per
modificare le sorti del match. Risultato in bilico. Arca miseria. Che non c'è un scatto, però sta volpe. Ultimamente. Mamma mia che sfigo si ha ripreso. Mamma mia che sfigo si ha ripreso. Mamma mia che sfigo si ha ripreso. Ultime occasioni. Incredibile. No, niente, sono passati e go. E go, non c'ho speranza. Mamma mia, sta comune del pianto. Funziona anche oggi. Lazzaro. Bravo Lazzaro. Tiela lì Lazzaro. Vai Lazzaro. Niente. Tutto bene avevi fatto, però va bene così. Yes. Si passa pure sto turno. La perla di Dos Santos e i suoi guanti magici. Intanto abbiamo anche subito parecchio, bisogna dirlo. Bene. Terzo turno, si va avanti. Siamo in corsa su tutto, Incredibile. Incredibile. Crediamoci. La competizione aiuta. Oh, ma mica che può giocare a tutte, Coppa de Germania Renti, ne mi viene, non preoccuparti. Su, ma che... Perché creare drammi dove drammi non ce ne sono? Dai. Non ci è motivo, non ci è. Allora. Oh, dunque. Io Lazzaro a 50 milioni, se me li danno glielo porto in spalla. Caro Jurgen! 56, dai che me li dai. Perfetto. E ora manca dei Pippeler e poi abbiamo fatto l'unplan. Qui sono tutti titolari. Benissimo. Il Ducrosa a meno 5. Potremmo portarci a più 8 sull'Ipsia. Attenzione, squadra titolare. Più o meno, a parte Dakar, non si è ben capito cosa sia. Se sia un giovane prospetto oppure qualcos'altro. Comunque, manca poco al calcio d'inizio. Devo farmi l'ennesima ricerca folle sugli attaccanti. Massimo 85 di overall, se no non ce vengono. Per prendere un vice padulone fino al suo ritorno sarà dura. Però tocca vendere anche Lucianone nel frattempo. Sono troppi là davanti. Bravissimo. Tocca vince. Per forza. Non ci sono discussioni da fare quest'oggi. Va bene. Bravo qui a smarcarsi. Porca. Ah, magico mio. Fondamentale il difensore. Mamma mia, Tavares. Che. Che rischio. Tavares, vai. Grazie. Mamma mia, cioè. Perso 10 anni di vita. Renà. Questo giocatore prima di questo match. Per intercettare il pallone. Bravo. Tocco orizzontale. Fino in fondo. Tiraci. Ha fatto una cretinata io. Cercavo il momento per il passaggio. Non si è aperto mai un corridoio decente. Mamma mia, Renier. Renato Sanchez. No. Palla recuperata dagli avversari. Si potrebbe chiudere, ma. Entra in modo perfetto. No, non lo puoi troncare così con un fallo inventato. Vergogna. Battono subito. Vergogna. Morelos. Parità assoluta. Cercano continuamente il tiki taka. Bravo Kimmy. Palla che rotola via dopo un buon. Ripartiamo. Palla molto interessante. È tua. Pedrito. Anticipato da qua. Per la difesa. È tosta, questa devo dire. Oh, mamma mia, Burki. Il piedone.
ancora viva. Spassa sta palla. È sempre loro? Pure il vantaggio era loro. Amrabat. Posso uscire? No. È finita, è finito il recupero. È finito. Bene. Allora, primo tempo non eccezionale. No. Allora, io vorrei mettere un tiro nella riga un po' più aggressivo lì davanti. Poi Dos Santos e per adesso sto. Poi vediamo. Però per adesso andrei con loro. Due cambi, secondo me. Avevo scelto che sì, perché pensavo che sta partita potesse essere un po' più utile uno schermo più che uno aggressivo. Qualcuno che mi dà una mano e niente. Prova, ce l'era. Niente. Ah, no. No. Ma fallo di che? Ma fallo di che? Distanza ideale per cercare la porta. Bravo Kloster. Il difensore spazza in qualche modo. Che ce frega. Qui il difensore. Uomo sul palo e via. Direi molte. I giornali sportivi. Non riesco più a uscire. Oh, non riesco a imbastire un contropiede che sfia uno. Bravo. Ottima la copertura. Guarda Pedro. Bravissimo. Ti prego. Occhio perché ti prego. Scoperta. La rimette in mezzo. No, non puoi. Non puoi. Da lì non puoi. Si pulisce la bocca con i guanti marci. Ma alzarla no, eh. Troppo complicato. Sulla riga. È dentro. Oh, è dentro. Oh, non scherziamo, è dentro. Che è? La munizione qui è. Ma che è successo? Cerca di controllare la partita. Mi piace. Senza estrarre troppo. Oh, è dentro. Ah, palla è dentro. Che cosa è successo? Io non ho capito cosa è successo. Chi batte? Renato. Si incarica Renato. Si incarica Renato. Si incarica Renato. Renato lo sbaglia. I palloni che servono, Renato, non li sbaglia. Ricorda Padulone. Ricorda Padulone. Esecuzione impeccabile. Di quello che servono, Renato, non li sbaglia. Mamma mia, andoia a messa, Renato. Bravo, Renato. Renato Sanchez. Renato. Comunque ci distendiamo bene, eh. Fino a questo momento la loro. Devo dire, comunque, Fernandez è uno degli acquisti più belli che ho fatto. Devo dire, gran bel giocatore. Ci si gioca da paura. Buono l'anticipo del difensore. Bravo tiro. Ma tiro anche di più. Guarda che apertura. Se fosse stato un po' più lungo, sarebbe stato meraviglioso. 80esimo. Brutta punizione per Gladbach. Mettiamo Kimmi sul palo. Traversa. Niente. Porca. 100%. Lo sapevo. Era ovvio. Era ovvio. L'ha messa dentro con un colpo di testa potente e preciso. Esecuzione perfetta da parte di questo giocatore. Era ovvio. Una situazione del genere non poteva sbagliare. Le marcature in area tutte dimenticate. Oh, me te fai toccare una palla. Guarda che roba, guarda che tiki-taka vomitevole. Un altro fallo, vabbè. Non guardi al 2-1, vincente, spezzare l'equilibrio in questo finale di partita. Io voglio vedere il possesso palla a fine partita. Posizione ideale. Cross invitante, ma il pallone viene controllato dalla difesa. Butta via sta palla, ci vostra. Dunque, vabbè, si rimane a più 6. Si dividono la posta in palio. Si rimane a più 6. Allora, possesso palla per curiosità mia. No, anzi, 45. Eppure, io non sono riuscito a percepire niente di tutto ciò. Non so perché, ma
Siamo invincibili, ecco, l'abbiamo appena detto, così è finita ufficialmente. Avremmo dovuto vincere, sì. Il nostro risultato... Allora, cerchiamo sempre la vittoria. Bene, ragazzi, adesso noi siamo sicuri del secondo posto, perché non possiamo neanche andare a pigliare il Barcellona, quindi la prossima volta noi simuleremo la prima e poi ci giocheremo Lipsia e Augsburg. Sì, l'Augsburg, se non ricordo male. Lipsia che peraltro è il secondo, quindi sarà... Eh sì, possiamo andare a più 9, potenzialmente. Si può volare a più 9 se vinciamo. 40 gol fatti, 10 subiti. Si continua così, avremo tempo eventualmente per rivedere tutti i piani di crescita prima della partita col Barça. E... tanto faremo giocare chiaramente i panchinari dei panchinari dei panchinari dei panchinari per evitare infortuni o cavoli vari. Tanto ripeto, che se vinca o che si perda, a noi ci cambia veramente pochissimo. Quindi non è... non è assolutamente un problema. Potremmo fare anche così, eh. No, perché... è un casino, eh. È un casino, sì. Metti i panchinari, è un casino. È veramente un casino. Vabbè, tanto ripeto, a perde se perde, per cui a noi ci cambia poco. E Dos Santos no, faremo giocare però. Io non posso rischiare infortuni sui giocatori quelli importanti col Barcellona, per cui andremo per forza di cose così. Mi spiace che non ci sia un centrocampista. Ah, ecco, possiamo ovviare così. Ecco, alziamo Nino e buonanotte. In modo tale che ci sia... e poi vedremo che fine si farà. Ragazzi, ma io per adesso vi saluto, allora. Noi ci vediamo domenica, sperando che tutto prosegua per il meglio. Ma ormai, ripeto, siamo lì, eh. Siamo lì. Per cui, mi raccomando, teniamo duro, iniziamo a pensare a un attaccante forte per il post-padulone e speriamo bene.